Racconto il Belvedere della Luna, premiato al Premio Amici di Tuoro 2018. Il Belvedere della Luna. Era un pomeriggio di novembre. Il cielo era terso e si arrossava in uno spettacolare tramonto. Cassandra era immersa nei pensieri, mentre si dirigeva senza meta tra le stradine della sua isola, Capri, la perla del Mediterraneo. Vi era tornata dopo tanti anni. Era stata via dopo la disgrazia che le aveva portato via tutto, la casa e la sua famiglia. Una notte di tanti anni prima, un violento incendio aveva distrutto la villa sul mare dove viveva con i genitori e la sorella piccola. Riuscì a salvarsi, ma rimase orfana. Una zia della mamma che viveva in Sicilia l'accolse a casa sua, evitandole l'orfanotrofio. Erano trascorsi tanti anni, lei aveva studiato ed era diventata archeologo. La zia poche settimane prima era morta. Cassandra aveva deciso di tornare alla sua terra, voleva ritrovare le proprie radici. Era giunto il tempo di fare i conti con il proprio passato e con i fantasmi che la tormentavano. Doveva ritrovare la pace prima di ricominciare a vivere. I profumi autunnali delle foglie secche, il profumo della salsedine che un leggero venticello trasportava dal mare, la avvolgevano. Era arrivata in fondo alla stradina isolata che conduceva al Belvedere della Luna. Lo ricordava vagamente. Ci andava da piccola insieme al suo papà. Quando lei era stanca, lui la faceva salire sulle sue possenti spalle e la trasportava in trionfo come una principessa. Sembrava ieri. Era passata una vita. Davanti a lei appariva quel piccolo promontorio che si affacciava sulle rocce sottostanti. Sembravano abbracciare l'azzurro del mare. Era alla rotonda e si poggiò sul parapetto, volgendo lo sguardo verso l'orizzonte. Seguiva il volo dei gabbiani che si libravano nel cielo. Il sole era una sfera di fuoco che ammaliava e lentamente scompariva all'orizzonte. Avvertì un brivido, non era freddo. Una voce alle sue spalle le disse: "Buonasera". Non la conosceva quella voce, o forse sì. Era lui. Lo aveva atteso tanto, forse tutta la vita. Si girò lentamente e lo guardò velocemente con imbarazzo. Si voltò di nuovo verso il mare. Lui si avvicinò abbracciandola e baciandola sul collo. Lei non reagì, era come se lo conoscesse da sempre. Non era uno sconosciuto quell'uomo. Si girò, era ipnotizzata dai suoi meravigliosi occhi. Due smeraldi in un sorriso ammaliante. Si abbracciarono e baciarono come se non fosse la prima volta. Le parole non avevano alcun senso, erano lì. Solo loro due, lontani da tutto e da tutti, non esisteva altro al mondo. Non avevano passato né futuro, ma solo il presente. Avvinghiati, non si staccavano. Sembrava dovessero sopravvivere l'uno nelle braccia dell'altro. Quella sera lei comprese che lo avrebbe amato per sempre, non l'avrebbe lasciato mai andare via. All'improvviso lui le disse che doveva tornare alla sua vita, alla sua realtà. Non le importava, lo avrebbe atteso per sempre. Lui sparì come un fantasma nel buio e lei lentamente ritornò sui suoi passi verso la realtà. Quella notte non riuscì a chiudere occhio, ripensava a lui, alla sua passione, ai suoi baci, a quelle poche parole che si erano dette prima di lasciarsi. Non sapeva se lo avrebbe rivisto ancora, lo pensava, lo cercava nei sogni, rivedeva il suo sorriso, i suoi occhi verdi, le avevano trafitto l'anima. Passavano i giorni e si cercavano, si incontravano ovunque, anche per pochi istanti, ma lui gli diceva che non poteva stare con lei, che la sua vita era complicata e non era giusto. Cassandra non voleva sentire ragioni e non lo lasciava andare via, lo cercava ovunque col pensiero e lui appariva nei posti più impensati, appariva come un fantasma nel bosco dove lei lo aspettava senza alcun timore. Nulla la spaventava, aspettava lui e nessuno avrebbe potuto farle del male. Lo immaginava fra gli scogli del suo amato mare e lui appariva all'improvviso sulla spiaggia. Era triste, tanto triste. La vita le aveva messi alla prova, una dura prova. Dovevano separarsi. Lui era solo un fantasma d'amore e doveva lasciarlo andare via, ritornare alla sua vita, alla sua quotidianità, alla sua serenità. Chissà, forse in un'altra vita avrebbero potuto stare insieme. Adesso era il tempo di farlo volare via libero come un aquilone, di lasciare andare via tra le dita quel filo sottile. Lo osservava scomparire lontano, ma sapeva che nel suo cuore lo avrebbe rinchiuso in una piccola stanza, dove nessuno l'avrebbe mai trovato e lo avrebbe amato per sempre.
Erano passati alcuni anni. La vita le aveva riservato delle prove difficili e dure. Era ritornata in Sicilia. Aveva fatto una brillante carriera. Viaggiava tanto per il suo lavoro. A Capri non vi era più tornata. Di tanto in tanto il suo pensiero ritornava al belvedere della luna e rivedeva il suo amante che si dileguava nel bosco. Rivedeva il suo sorriso tra le sue braccia mentre si amavano. Forse un giorno, in un'altra vita, si sarebbero incontrati ancora. Adesso doveva solo guardare avanti, verso il futuro. Lui sarebbe vissuto sempre fra i suoi ricordi più belli.